Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del Tg Sanse. Oggi siamo in trasferta, non nella solita sede, siamo a Palazzo Comunale per presentare al sindaco e di conseguenza a tutta la città il progetto Sanse Basket Epi Camp 2014. Camp che si svolgerà a Stava, in provincia di Trento, dal 31 al 7 settembre. Il camp è giunto alla sua quarta edizione e è uno dei punti forti del, del settore giovanile della Sanse, come potranno testimoniare le parole del presidente. Grazie Andrea. Allora, innanzitutto ringraziamo il sindaco e il comune per l'ospitalità, visto che ci, ci ospita in questa cornice splendida che è il Palazzo Comunale. E poi ne approfitto, anticipando rispetto alla domanda di, di, di Andrea, per ringraziare l'amministrazione comunale perché noi abbiamo la sede sociale da qualche mese a questa parte in un, in un luogo, in un appartamento del, del comune. Questo grazie al fatto che la precedente amministrazione ci ha riconosciuto come eh, una società che fa attività di aggregazione sociale al di là dell'aspetto agonista. E sportivo, e per noi questo è un vanto. Quindi sicuramente avevamo buoni rapporti con la precedente amministrazione e ne avremo altrettanto buoni con la, con la nuova amministrazione. E detto questo, noi siamo qui a conoscerla, a salutarla e a prendere gli auguri da lei per la prossima attività che, staremo, che svolgeremo a breve, che è il camp estivo della San Basket che si svolge in Val di Fiemme in Trentino, e che ospiterà 100 ragazzi cremonesi. In buona parte sono tesserati dalla nostra società e altri arrivano da qualche altra società, ma soprattutto dall'oratorio di Cristo Re, che fa attività di avviamento dello sport e quindi anche di basket e che è in convenzione con noi. Questa attività per noi è importante perché, al di là di quelli che sono appunto gli obiettivi agonistici e di crescita sportiva che si dà alla società, eh, questo momento rappresenta un momento appunto, di aggregazione molto forte in cui mettiamo in campo anche le nostre capacità di istruttori, di formatori nei confronti delle nuove generazioni. Ripasso la, la, il microfono ad Andrea. Allora, eh, l'idea che ci sta dietro l'ha già spiegata Fabio, quella di crescere i nostri ragazzi. Dal punto di vista più pratico, quella del camp è una vacanza a base di pallacanestro, eh, dove i ragazzi potranno cimentarsi oltre eh, che nel basket anche in altre discipline. Parliamo di arrampicata, ci sarà una gita organizzata. Eh, ci sarà l'opportunità di recarsi al palaghiaccio di Cavalese per pattinare, sempre in collaborazione con eh, l'Associazione per l'azienda per il turismo del Trentino con cui collabora Fabio. Eh, tutto questo sarà organizzato e gestito dai nostri istruttori che stanno lavorando già da tempo al, al progetto del Camp e quindi siamo certi che riuscirà benissimo come nelle altre occasioni, anzi meglio, perché l'obiettivo in Sansa è sempre quello di migliorarsi. Eh, come diceva prima Fabio, la Sans, il camp è un po' allo specchio di quello che ehm, la SANSE si propone di fare anche durante l'anno sportivo, eh, cioè puntare sui giovani e sulla territorialità, eh, che sono due temi che stanno molto cari al nostro sindaco, se non sbaglio. Sì. Allora, innanzitutto, come vedete, io ho la maglietta... Del Sanse e devo dire che tutti possono testimoniare che ogni giorno la indosso La testimonianza di una vicinanza particolare al Sanse poi prima di parlare vorrei chiedere a uno dei bambini che ho dietro che cosa pensano del Palazzo Comunale eh? chi, chi, di voi, chi di voi vuole dire? vi piace il Palazzo Comunale? senti sì, tu, vieni vicino sì, mi piace il Palazzo Comunale, è molto bello. Cos'è la cosa più bella, secondo te? Questo lampadario. Hai ragione. <ride> Hai ragione. È verissimo, il lampadario è una delle cose più belle, fa luce. In realtà la vera luce sono loro. Cioè, ed è proprio così che mi collega a quello che Andrea e Fabio hanno detto prima e li ringrazio della presenza. La nuova amministrazione garantisce una continuità di attenzione, davvero, perché voi si rappresentate come altri sul territorio, ma voi davvero rappresentate una realtà che raccoglie un po' il senso e il significato delle, delle, come dire, della presenza di attività sportive in Cremone nel nostro territorio. Noi abbiamo messo la delega allo sport. È accanto alla delega al welfare di comunità, no? cioè accanto, come dire, al, al cuore vivo di una città che è attenta ai bisogni alle esigenze delle persone a partire da quelle più fragili e da quelle più deboli. Cioè perché crediamo che lo sport sia innanzitutto un'occasione, una modalità, un luogo di incontro tra le persone, di relazione tra le persone, ma anche di crescita, di educazione, di confronto tra gli adulti e i più giovani. Perché poi alla fine sono davvero i più giovani e bambini rappresentare il futuro, il futuro del nostro territorio. Lo sport rappresenta un'esperienza fondamentale e voi lo testimoniate, ma testimoniate anche il radicamento nel territorio, la, la vostra connessione, la vostra vicinanza a realtà di oratorio, Cristo Re in particolare dice proprio questo cioè è il radicamento nel territorio è, si, si fa sport nel territorio è lì che crescono certamente anche i talenti ma crescono anche le relazioni tra le persone i giovani che accompagnate da educatori fanno vivo un territorio attraverso la pratica sana e bella dello sport, ma voi testimoniate anche un'altra cosa avete detto prima una, una, un particolare che vi caratterizza voi avete una squadra competitiva perché arrivate fino in alla, serie se C. Alla, serie C, alla Serie C, ma accanto però alla squadra della federazione avete anche una squadra di Baskin e ed è un'idea interessante, Baskin nasce a Cremona, no? eh, vuol dire che la competizione che lo sport porta con sé è strettamente correlata alla capacità, alla possibilità di ognuno di esprimere il meglio di sé. Che cos'è il merito nella vita e nello sport? È proprio questo, una persona merita quando davvero è messa in condizione di esprimere il meglio di sé. Che cos'è normale? La normalità è la possibilità che a ognuno è dato di vivere un'intensità di relazioni. E voi, avendo una squadra che è lì in serie C e una squadra di baschi raccontate proprio questo raccontate proprio questo che la normalità anche nello sport è mettere tutti in condizione di avere relazioni intense e di vivere situazioni in cui ognuno può dire il meglio e dare il meglio di sé insieme agli altri quindi grazie per quello che fate siete una ricchezza straordinaria per il nostro territorio grazie. Ah, eh, Un'ultima domanda da primo cittadino ma anche da professore eh, hai avuto, anzi, ha avuto a che fare per molti anni con eh, i ragazzi, con gli studenti quindi con ragazzi giovani sia a scuola sia in attività extrascolastiche quindi in un ruolo di educatore qual è il consiglio che si sente di dare alla Sanse Basket per crescere dei giovani che abbiano un futuro bello e che siano partecipi della città? Eh, ti ringrazio di questa domanda e anche del tu che mi hai dato che ci conosciamo con Andrea da tanto tempo e, e lo stimolo apprezzo tantissimo per quello che è e quello che fa. Ma detto questo, che non devi tagliare, mi raccomando, eh, non tagliarla, questa eh, no, 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 non ho un consiglio, ho una condivisione di, 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 di un pensiero. Penso che eh, i, i giovani eh, oggi meritano una generazione di adulti che sa raccontare la loro speranza. Speranza, speranza, onestà, lealtà, capacità di adeguare il proprio passo al passo del più fragile, e rispetto delle regole e una generazione di adulti capaci di relazionarsi tra di loro e di avere un rapporto educativo con loro. E, e I ragazzi e i giovani d'oggi sono ragazzi portatori di risorse straordinarie. Ma davvero hanno bisogno di ritrovare un mondo e una società, una realtà, un territorio, nel piccolo e nel grande, ma nel piccolo anche e nel grande della nostra realtà che sappia declinare davvero cosa vuol dire questa speranza. I luoghi in cui le persone si incontrano, i luoghi in cui le persone vivono esperienze fatte di lealtà, di rispetto delle regole, di rispetto vicendevole, ehm, di desiderio di vittoria anche insieme agli altri, di obiettivi che vengono dati, i luoghi in cui questo accade, i luoghi in cui ci si abitua anche ad adattare il proprio passo al passo di chi è più fragile, di chi è più debole, sono i luoghi della speranza e i luoghi in cui i giovani possono imparare davvero cosa significa eh, vivere le relazioni con Costruire una città e amare una città. Anche perché poi quando si adatta il proprio passo al passo dei più fragili si scopre una realtà grandissima che è questa, che tutti noi siamo fragili in realtà ed abbiamo bisogno tutti noi che gli altri adattino il passo al nostro passo. Una società così è una società giusta, è una società anche che individua il merito, come, come cercavo di dire prima. Voi rappresentate il nostro territorio un luogo educativo fondamentale. Allora non è un consiglio, è una richiesta. Continuate ad essere ciò che siete. Grazie. Allora ringraziamo innanzitutto il nostro sindaco Gianluca Galimberti, in primis per l'ospitalità e secondo per le bellissime parole spese. Eh, ha parlato molto, l'avete sentito, di giovani, di ragazzi, quegli stessi giovani e ragazzi che saranno protagonisti del nostro camp a breve. Eh, noi vi aspettiamo numerosi a seguire le puntate del nostro TG eh, che come sempre sarà quotidiano e seguirà tutte le vicende dei, dei nostri ragazzi quindi ci diamo appuntamento al 31 di agosto eh, con l'avvio ufficiale del San Sebastian Epic Camp 2014 vi auguriamo una buona giornata e vi salutiamo tutti ciao